Andrea. Ah, benissimo, stasera benvenuti alla vernissage della mostra personale di storica di Emanuele Fittipaldi. Io prima parlavo con lui, mi ha ricordato che con lui ho fatto una delle prime mostre qui a Barcaro, quindi mi ha battezzato, ci siamo battezzati a vicenda. E quindi niente, lo conosco da un po' di tempo, Emanuele appunto è stata una felice conoscenza su Facebook, l'ho seguito da subito, mi piaceva, avevo notato il suo talento, perché effettivamente, come potete vedere, ci sono alcune opere che comunque ricordano quel periodo di 2 anni fa ormai, dove Emanuele veramente si dedicava all'iperrealismo, e ci fu appunto una personale dedicata a quel momento, a quel percorso. Io poi l'ho seguito ancora e ho potuto notare comunque dei cambiamenti. Dalla matita è passato alla pittura e ha stravolto un po' il suo linguaggio. Emanuele, comunque, lo voglio ricordare brevemente, non è autodidatta, perché comunque ha avuto sempre amore verso il disegno da piccolino, però poi ha fatto un periodo informatico, sì. Giusto? Diploma informatico, e comunque non ha abbandonato lavora appunto per il disegno e ha continuato da solo, ha vinto anche un premio di pittura alla Raniera di Ciffoni Valleriana, antica Raniera, e poi appunto ha continuato a studiare e stasera ci racconta questo nuovo percorso. Sì. Buonasera. Diciamo che allora che ho voluto portare sia i quadri a matita che i quadri a pittura, perché volevo proprio far capire il percorso che ho fatto dal dettaglio fino poi ad arrivare alla pittura, perché oggigiorno purtroppo l'arte più capita è quella del dettaglio, perché è difficile contestare la realtà. Quindi chi è un artista che riproduce il dettaglio, che propone il dettaglio, è molto facile che ha un consenso maggiore. Però a un certo punto, diciamo, questa cosa mi è cominciata a stare stretta, diciamo, nell'ultimo anno in cui non ho esposto qui. E ho deciso di conseguenza quindi intraprendere un percorso un po' più personale, cercando di trovare un modo per per riportare su tela proprio l'idea che magari con l'iperrealismo non poteva essere argomentata in modo giusto, in modo ampio, essendo rilegato sempre al dettaglio, alla tecnica, sì, esattamente. Invece con la pittura mi ha spinto proprio ad essere più personale fin dal principio, proprio perché stesso l'atto di mettere la pittura sulla tela come se fosse appunto un'impronta digitale, perché tu ne stabilisci la consistenza, l'andamento, a seguire la forma dell'oggetto o della scena che tu stai rappresentando, e quindi mi ha permesso più libertà. Poi c'è da dire che comunque, come mi accennasti anche tu, che una volta che comunque tu intravedi il percorso del colore non lo lasci più, perché la matita, per quanto sia bella, per quanto ho cercato di portarla come arte finita, il colore rispetto al bianco e nero ha due componenti che sono ancora maggiori del bianco e nero, cioè la saturazione di un colore e la sua tinta. Quindi che con queste due variabili in più tu puoi giocare ancora di più, quindi per raggiungere l'idea che tu avevi in testa, cosa che magari con invece con il bianco e nero eri solo, ti dovevi sforzare di tramutare l'idea soltanto in toni e basta. Questo infatti io lo dico sempre, ci vuole coraggio, scusate, il colore non è così semplice, è meraviglioso, no, mi fa molto piacere. I tuoi sono poi una tavolozza, una paletta, diciamo, di colori caldi, sì, che sì. Poi vedi, c'è questa differenza, perché dalla matita totalmente fredda, no, di colori freddi, sì, si è arrivato poi invece al caldo di questa paletta scivola. Sì. E questo è anche un nuovo passo in avanti, cioè l'opposto di quello che ero prima. Praticamente adesso sono diventato l'opposto di quello che ero prima, cioè ho cercato proprio di tagliare completamente la linea con il passato.
perché comunque sia è molto facile progiolarsi, diciamo, nell'idea della perfezione, ma comunque penso che ci voglia coraggio per decidere di buttare, cioè tra virgolette sempre, no? Tutto il percorso che si era fatto prima, diciamo, e il biglietto da visita con la quale mi ero presentato, per decidere poi di intraprendere la pittura, che devo dire che io, cioè, fino a un anno fa non sapevo neanche che il blu e il giallo fanno il verde, cioè non sapevo niente proprio. Quindi questo è un'altra cosa che volevo dire, cioè, prima di mettermi comunque con i pennelli in mano ho deciso di studiare 6 mesi soltanto la scienza del colore, un po' perché a me affascina proprio, volevo capire proprio fisicamente il perché di certe scelte, come, diciamo, come il colore attecchisce sulla nostra renna. E poi tutte queste nozioni ho cercato di portarle avanti per poi essere applicate a una bella pittura. Ed è una cosa che mi è servita tantissimo, perché molti pensano che, dato che siamo comunque nell'era moderna, queste qua sono delle cose che vanno, che non vale la pena studiare tanto attentamente, capì? Cioè, perché oggigiorno nell'era moderna si pone l'accento più sull'individualismo, sull'espressione, diciamo, dell'io al di fuori delle regole. Però io sono convinto che comunque, come anche Picasso, cioè, ha fatto, che è partito da una cosa molto stretta, cioè da un'arte molto accademica, per poi arrivare a 90 anni a fare un solo autoritratto che quasi non si capisce del suo volto. Cioè, io penso che l'obiettivo ultimo dell'arte sia quello di semplificare, perché comunque la differenza tra una macchina fotografica e un artista è proprio la capacità di poter scegliere cosa includere e cosa escludere da una scena. Quindi, cioè, mo parlando di Picasso, no, come può essere una stessa persona, arrivare, che ne so, a 90 anni, no? E riuscire magari a fare con 3 linee, come Matisse, no? un volto, secondo me è un grande obiettivo, piuttosto che una pecca tecnica. Grazie Manuel, io starei qui a parlare con te tanto e tanto tempo. Io ti auguro di continuare verso questo percorso di studio e poi vederci l'anno prossimo, magari tra un paio di anni, con un altro linguaggio ancora. Grazie Emanuele, la sua mostra rimarrà, non Emanuele, la sua mostra rimarrà qua per 15 giorni. Avete tutto il tempo, no, se voi avrete tutto il tempo di assaporarne le essenze. Io vi lascio alla musica del Capri Jazz Bar Trio con Carmine Carando al piano, Domenico Andra al basso elettrico e Franco Gregori alla batteria. Ragazzi, buon arte e buona musica a tutti. Grazie ancora.